È arrivato ufficialmente il momento di chiudere la serie sui migliori giocatori per budget. Infatti oggi è arrivato il turno degli esterni, sia destri che sinistri. Infatti qua vedete, ho già due rose belle pronte con i migliori esterni destri e i migliori esterni sinistri, ovviamente divisi per budget alto, budget medio e budget basso per ogni campionato. La serie però non terminerà qui, perché continuerà dopo l'uscita del Team of the Season, quindi mi raccomando, lasciate un like per farmi capire che questa serie vi torna utile e che vi piace, e iniziamo subito a parlare degli esterni perché sono veramente tantissimi. Su chi partiamo? Io direi di partire con gli esterni sinistri. Partiamo ovviamente dal budget alto, quindi migliori esterni possibili per ogni campionato, e sono in Premier League David Ginola nella sua ultima versione golazo, una versione strepitosa nuova di questo giocatore che già nella versione base, nella versione triple, aveva dominato il meta. Questo è ancora più forte. Prezzo ovviamente altissimo, sopra i 3 milioni. In Liga invece non ci sono tantissime alternative. Il migliore è questo Vinicius Junior nella sua versione in menzione Toti, uguale praticamente alla versione tuono, quindi non ve ne ho messe entrambe perché sarebbe stata inutile. 5 massa abilità, 4 piede debole. L'unica versione di Vinicius ad avere un'ottima finalizzazione, pecca però come sempre nella potenza tiro, dribbling eccezionale, se non fosse per quella freddezza 80 che mantiene in tutte quante le sue versioni. In Bundesliga non è un vero alto budget e purtroppo è anche un SBC, ma ve l'ho messa solamente perché è fresca fresca di poco tempo fa, Kingsley Coman. Per fortuna però c'è la possibilità, nel caso in cui non l'abbiate sbloccato, di fare anche un'evoluzione che lo rende 5-5, di cui vi parlerò nei prossimi giorni sul mio profilo Instagram, quindi già che ci siete seguitemi, link in descrizione. In Serie A ero indeciso onestamente tra Rafa Leão nella sua versione Road to the Final e questo Chiesa Fantasy, ma avendoli provati entrambi vi dico che questo Chiesa ha una spinta in più e costa anche 2 milioni in meno. Giocatore totale, completo, veloce, con un gran dribbling, un gran tiro e pure le 5 skill. In Ligue 1, se qualcuno aveva dubbi, se l'è tolti subito, perché Kylian Mbappé è sicuramente il migliore. Questa è la versione Toti, ma vi avrei anche potuto mettere la Team of the Group Stage, la Potm, l'altra Potm, l'altra pot, il Trailblazer, insomma, fate voi. Non ci fermiamo però ai campioni perché andiamo anche sulle icon e non potevo non mettervi Ronaldinho. Qualunque versione lo reputo comunque la migliore icon come AS. C'è anche la versione Bird di Henry, da non sottolodare, però Digno sempre una marcia in più. Questa è ovviamente la versione Future Star, vi ha preso la migliore possibile in assoluto e insomma, le statistiche parlano chiaro. Passiamo adesso al mid budget, quindi dal milione fino ai 300.000 crediti a scendere. E partiamo in Premier League con Rashford nella sua versione Fire. In realtà la Premier League ha tantissime alternative in questo ruolo, lui però è quella che mi ha convinto di più. Tra l'altro potete anche metterlo a destra, ma poi a destra vi dirò altri giocatori dopo. In Liga con nazionale e compagno di squadra di Vinicius c'è Rodrigo. Questa è la versione Foot Verde, vi ho scelto quella con 5 massa abilità perché sapete che io preferisco le 5 skill. Se non sapete skillare però andate su quello 5 piede debole, ma se non sapete skillare potete anche imparare le skill con questo video che vi lascio qui sopra. Giocatore comunque molto molto completo, pecca un po' purtroppo di fisico, cosa che sui SR si sente quando beccate contro terzini molto fisici, però stra sgusciante, molto agile e molto completo. In Bundesliga in realtà siamo sotto al mid budget, ma era l'unico veramente che dava del filo da torcere agli altri, ed è questo Furyk, una piacevolissima sorpresa della promo fantasy, che ha ricevuto 3 o 4 upgrade se non sbaglio. L'ho trovato, non l'ho più venduto, l'ho anche utilizzato solo 3 partite, non mi aveva convinto, ma l'avevo utilizzato prima ancora dell'upgrade e ora ha ricevuto queste statistiche. Veramente sembra fenomenale, probabilmente potrebbe anche essere meglio rapporto da prezzo al Coman che abbiamo visto prima. Serie A, questa volta lo mettiamo Rafa Leão, uscito proprio ieri nel Team of the Week, versione 89, mantiene purtroppo il normale basso di Walkers, il 4 nostra abilità e 4 piede debole, ma ha delle ottimissime statistiche. Poi lui è un esterno, come piace a me, molto fisico, che a campo aperto diventa irrecuperabile, che resiste fisicamente a tutti gli scontri. Certo non ha un tiro eccezionale, lo aiuta un po' il tiro a giro argentato, però per correre dritti per dritti è veramente perfetto. In Ligue 1, compagno di squadra di Mbappé, c'è Ousmane Dembélé, non poteva mancare lui in questa tier list. 5-5, Road to the Knockout, che in realtà è stato uno dei migliori esterni, l'abbiamo anche visto nei precedenti episodi di questa stessa serie. Grande grande carta, lo ritroveremo dopo nei migliori esterni destri nella sua versione fantasy. Degli altri campionati vi cito questo Sadio Mané Foot Bird, anche in questo caso vi ho scelto la versione 5 mossa abilità, ma potete anche prendere quella 5 piede debole. Mi ha sorpreso tantissimo, l'ho beccato più volte questa settimana in Weekend League. Ragazzi, è difficilissimo da fermare, uno dei migliori sprint boost del gioco. Carta stracompleta, ricorda tantissimo i vecchi Mané. Anche il tiro a giro argentato, degli ottimi playstyle e poi
tutte statistiche over 90, dove serve avere statistiche buone. Mentre per le icon la scelta mid budget ricade su TT Henry. Anche lui esterno simile a Leao, con normale di workers, quindi può risultare un po' statico, ma palla al piede ci mette un po' a prendere velocità, ma quando la prende tanta roba. È anche un tiro eccezionale, finalizzazione davvero attaccante, tanto è vero che lui nasce come un attaccante, ma secondo me come esterno rende di più, anche perché c'è anche il playstyle del rapido plus che gli dà una grossa mano poi quando partite. Scendiamo ancora di budget, quindi andiamo sul budget basso, e in questo caso siamo sotto i 200.000 crediti e partiamo in Premier League con Ansu Fati Tuono, uno degli esterni più completi. All'inizio della promo il suo prezzo era veramente folle, ancora secondo me può circolare senza alcun problema, perché insomma guardate che statistiche, velocità clamorosa, dribbling incredibile, tiro e passaggio lasciano un po' a desiderare, ma gli mettete un predatore e arginate leggermente il problema. In Liga pochissime alternative, o andate su Vinicius Base oppure vi prendete questo João Félix Fire, che è leggermente meglio sotto il punto di vista tecnico, perché tiri, passaggi sono sicuramente migliori del Vinicius Base. Velocità lascia un po' a desiderare, perché non ha il body type adatto a fare la fascia e anche fisicamente non è il massimo, però questo passa il convento a questi crediti. In Bundesliga, se pensavate che era impossibile fare ancora meglio gli aro di budget di quel Furrich a 100k, Daniel Malen 20k ve lo portate a casa, 4-4, e potete fargli anche tantissime evoluzioni che lo fanno diventare 5-4, 4-5 o addirittura 5-5. In Serie A rimaniamo a casa Milan, anche se in realtà avevo altre alternative che però vi ho messo anche sulla fascia destra. Christian Pulisic, versione foot verde, anche in questo caso 5 mosse abilità, ma c'è anche quella 5 piede debole. Il pot non mi aveva fatto impazzire, questo l'ho provato nella mia full Serie A, non è male, è un giocatore molto veloce, molto sgusciante, guardate infatti le statistiche di dribbling. Anche il tiro non è male, secondo me è un'ottima finalizzazione, molto sottovalutato. Per 30k fa assolutamente il suo, ve lo straconsiglio. E tra le icon una piacevolissima sorpresa di questo Robert Pires, che ho già utilizzato in realtà la scorsa settimana nel video che vi lascio qui sopra sui migliori giocatori Foot Birthday. Veramente un bel esterno stracompleto, se ne va in velocità, ha un ottimo tiro nonostante quella potenza tiro, i tiri a giro da fuori sono perfetti, veramente, questo grazie al playstyle. Fisicamente lascia un po' a desiderare, nonostante 187 cm, quindi stile Rafa Leao, sembra un po' più piccolo in game e a volte di spalla a spalla li perde con troppa facilità, però ha veramente un ottimo dribbling, un ottimo controllo palla, e per 120k secondo me è uno dei migliori esterni sinistri in rapporto qualità prezzo. E adesso, con un cambio di gioco degno del miglior Thiago Alcantara, passiamo dalla fascia sinistra alla fascia destra e iniziamo con la fascia alta di Premier League e Momo Salah in versione Foot Bird. Indovinate quale versione ho scelto? 5 mosse abilità, esterno completo, forse tra i più completi che vedremo tra gli esterni destri, perché innanzitutto ottiene le 5 mosse abilità, le 4 piede debole, che è sempre stato un problema di Momo Salah, le statistiche sono paurose, tiro a giro plus, rapido e tecnico, insomma cosa volete di più? Problema, costa 4 milioni. In Liga, questa volta andiamo in Liga femminile, e non poteva che essere lei, Caroline Graham Hansen, un nome, una garanzia. Tutte le sue versioni sono sempre state fortissime, a partire dalla base, passando per la Trail Blazer, arrivando a questa Toti. Giocatrice spaziale, fortissima veramente lei, una delle migliori esterni di tutto il gioco, uno dei migliori esterni di tutto il gioco, anche tra i maschi. E insomma, non c'è bisogno che mi dilunghi troppo, perché la conosciamo benissimo. Anche in questo caso, a destra, il migliore in Bundesliga, Furrich. 100k, una garanzia. Ve ne ho parlato prima, può giocare sia a sinistra che a destra. Se avete una full Bundesliga, avete bisogno per forza di un giocatore tedesco, prendete lui. In Serie A è tornato Federico Chiesa, unico esterno destro veramente degno di nota per la nostra Serie A, che purtroppo ha pochissime scelte, ma anche se ce ne fossero state altre sarebbe stato difficile fare meglio di questo Fede Chiesa. Ve l'avevo nominato prima per la Ligue 1, eccolo qui, Ousmane Dembélé, giocatore spaziale che ha ricevuto proprio ieri 3 upgrade in questa versione fantasy. Ha come sempre il 5 mossa abilità, il 5 piede debole, alto normale di work rates e queste statistiche, mettetelo a paragone con Mbappé, Toti, e vedete che non ci sono così tante differenze. Poteva mai mancare lui, Leo Messi, nella versione Toti? Sì, lo so, continuate ad insultarmi perché l'ho trovato, vabbè, che ci posso fare? 300 partite, 238 gol, 210 assist, giocatore spaziale, 5 mosse abilità, 4 piedi debole. Non è, diciamo, proprio il giocatore perfetto per fare la fascia, perché la velocità scatto si sente in game quando venite recuperati spesso da giocatori come Theo Hernandez o Cafu o Zambrotta, che hanno il passo più lungo, perché lui è molto brevilineo, ma con la corsa controllata taglia il campo, che è una meraviglia. E poi vogliamo parlare del suo tiro a giro? Un cecchino. Tra le icon la migliore è Mia Hamm, nella versione Toti.
5 massa abilità, 5 di debole, anche lei body type stile Messi, in realtà ancora più piccola, non perfetta per fare l'esterno destro, ma vi posso assicurare che esterni destri Icon ce ne sono veramente veramente pochi, o almeno veramente pochi a budget veramente alti. Però insomma lei è fortissima in tutti i ruoli, quindi impossibile non consigliarvela. E ora scendiamo sotto il milione e torniamo in Premier League, ma rimaniamo a Liverpool e rimaniamo in Egitto, perché Momo Salah, menzione, è il migliore esterno destro a mid budget di Premier League, il più completo, 4 massa abilità, 4 piede debole, tiro a giro plus, statistiche non troppo diverse dal Foot Birdie, costa solamente 700k e anche lui una garanzia. In Liga l'abbiamo visto già negli esterni sinistri, lo troviamo negli esterni destri, Rodrigo, 5 massa abilità, 4 piede debole, per utilizzarlo a destra in realtà potete anche pensare di sfruttare quello con 5 piede debole per rientrare e tirare anche col mancino, insomma l'abbiamo visto prima, giocatore molto molto completo ad un prezzo abbastanza onesto di 700.000 crediti. E in Bundesliga mid budget non c'è niente, quindi riprendetevi Sofurrick. Anche Serie A pochissime scelte, ma secondo me un sempreverde è questo Kvyat Kvaratskhelia nella sua versione radioactive, una delle prime migliori versioni di Kvaratskhelia che abbiamo visto quest'anno, 5 massa abilità, 5 piede debole, secondo me il suo ancora lo può fare, l'abbiamo anche visto spesso utilizzare nella I Serie A team. Le statistiche non sono il massimo arrivate ormai ad aprile, ma se avete bisogno di un giocatore di Serie A e destro a mid budget, o prendete lui oppure aspettate, arriviamo ai low budget. Mentre in Ligue 1 un nome, una garanzia, ancora una volta Ousmane Dembélé, però questa volta nella versione rotto di knockout, leggermente, anzi abbastanza più scarsa rispetto alla versione fantasy che abbiamo visto prima, ma anche abbastanza più economica, perché parliamo di 300k per un esterno che comunque è ancora 5'5, 178 cm, un buon passo a campo aperto, una grandissima velocità, dei discreti passaggi, un tiro che lascia un po' a desiderare ma va ancora bene, e un ottimo dribbling. Mentre tra i campioni esotici, impossibile non mettervi questo nuovo Said Alowairan, versione SBC, andava bene anche quella 93 se ve la potete permettere, perché no? 10 partite, 10 gol e 6 assist, devo aggiungere altro? Incredibile, 5 massa abilità, 4 piede debole, un gran tiro a giro, una velocità pazzesca, anche lui sembra un po' un Rafa Leao con però delle statistiche nettamente migliori di tiro, di passaggio e con le 5 massa abilità, e anche con un work rate migliore. Ha un body type che gli permette di resistere quasi a tutti quanti, dico quasi perché comunque è esile, quindi i terzini un po' più pesanti li soffre negli scontri fisici, però quando parte in velocità non lo ripiano più. Mentre tra le Icon secondo me il migliore a mid budget è questo Jairzinho, questa versione, o anche la Centurion che ormai è scesa sotto il milione se ve lo potete permettere, meglio ancora, ma in realtà le differenze tra questa e quella versione sono veramente veramente poche. Anche lui è stato un'icona del mio club perché l'ho trovato proprio durante i Toti e me ne sono innamorato subito, peccato che poi dopo ho trovato anche subito Messi Toti e quindi ho dovuto per forza di cose toglierlo. Adesso scendiamo ancora di budget anche per gli esterni destri, e in Premier League la migliore è questa Lauren James, fratella di Reece James, sempre del Chelsea, fratella ho detto, sorella di Reece James, alto basso di work, 5 massa abilità, 4 piedi deboli, insomma per 60k, guardate che belle statistiche, l'agilità lasciatela perdere sulle donne è un valore fake perché comunque alla fine per il body type che hanno si girano sempre senza problemi, idem l'equilibrio, guardate la freddezza, il controllo palla, la reattività, lei veramente sguscia, sembra un po' un Raheem Sterling anche se è leggermente più alto. In Liga vi metto per cambiare Rafinha, avrei comunque potuto mettervi Lansen nella versione magari Trailblazer o il primo If, tanto sta sui 150-200k, se riuscite meglio, altrimenti Rafinha con 60-70k potete prendervelo, è abbastanza completo, certo non parliamo di un fenomeno, sembra un po' un Momo Salah in versione base. Bundesliga, torniamo da Daniel Malen, 20k, anche lui molto completo, purtroppo la Bundesliga è quello che è e di esterni ne ha veramente veramente pochi. E in Serie A ve l'avevo preannunciato prima, forse lui anche meglio di Kvyat Kvaratskhelia, parliamo di Nico Gonzalez, nella sua versione rotto di knockout può ancora prendere un upgrade, però già quelli che ha preso vanno bene perché è un esterno bello completo, meglio da ala che da esterno, perché comunque ha un body type non piccolissimo, però comunque non ha un passo alla Leao o alla Lovairan. Nello stretto un ottimo dribbling, ma soprattutto ha un ottimissimo tiro a giro grazie al playstyle plus. Provare per credere. In Ligue 1 potevo mettervi o Dembélé If oppure cambiare per una volta e mettervi questo Ibrahim Sissoko. Lui lo utilizza in realtà già tempo fa. Vi dico che non mi è dispiaciuto. Certo, a questo punto del gioco di alternative ci sono di migliori. Se potete evitare di metterlo, meglio. Ma se proprio avete bisogno di un olandese di Ligue 1 o di un esterno di Ligue 1, prendete lui, 99 di agilità si sente in game, 92 di equilibrio, si sente anche purtroppo quella freddezza, però per tirare dritto ha un buon body type, poi c'ha quel capello bello ignorante, se vi piacciono questi giocatori può essere divertente. E tra le icone chiude il cerchio degli esterni destri,
Stoichkov, Risto Stoichkov, che comunque il suo lo fa sempre. Secondo me uno dei migliori tiri di tutto quanto il gioco. Quanto ho sofferto questo giocatore nei primi mesi di gioco, fino a dicembre e gennaio. A volte che lo beccavo contro, ogni tiro era gol. Lui è più un giocatore per tirare dritto e poi tirare, c'ha anche il tecnico plus, quindi se volete inserirvi è abbastanza facile. C'è il tiro a giro argentato, il tiro, ripeto, fenomenale. Certo, non ha questo grande dribbling, però con la corsa controllata qualcosina in più riuscite a fare. Attualmente i miei esterni, ve li faccio vedere, sono Alouayran, che parte da attaccante, dopo mi va a fare l'esterno destro, e Coman, che sto evolvendo nell'evoluzione, quella 99 di tiro, che dopo metterò in magia anniversario per farlo diventare 5-5 con delle ottime statistiche. Voi ditemi nei commenti qui sotto chi sono i vostri esterni destri e sinistri, e noi ci vediamo alla prossima. Bella.